Buonasera e benvenuti all'edizione delle 18.30 del TG di Orvieto Life. Partiamo subito con i numeri per aprire l'ampia pagina dedicata al Covid ed oggi in particolare al dibattito locale e nazionale sulle regole che ci accompagneranno alle festività di Natale e fine anno. Andiamo a vedere intanto i numeri in Italia. I positivi sono 20.709 su oltre 207.000 tamponi. Questo fa sì che il rapporto positivi-tamponi scenda al 10%. I guariti sono oltre 38.000, quindi già da alcuni giorni che il numero di guariti supera di molto il numero dei nuovi positivi. Questa è un'altra indicazione che sta cambiando qualcosa in meglio nella situazione italiana e poi vedremo anche in quella regionale. I ricoveri sono scesi di 357 unità, così anche le terapie intensive di 47, i decessi sono 684 in una sola giornata. Andiamo a vedere i dati dell'Umbria. I dati dell'Umbria sono 278 i nuovi positivi su poco più di 4.000 tamponi, i guariti sono 865, scendono i ricoveri, sono 405 in totale oggi, 21 in meno di ieri, scendono anche le terapie intensive, sono 62, 2 in meno di ieri, anche le persone in isolamento scendono di oltre 500, quasi 600, e si ferma un numero a 8.688. Purtroppo dobbiamo registrare un aumento di 10 decessi nella sola giornata di ieri per un totale di 425. La situazione sul territorio, allora ve la do molto velocemente, ad Allerona scende ancora il numero dei positivi, rimane uno solo. Ad Albiano sono 3, uno in più, a Baschi 2, uno in meno, a Castel Giorgio 21, uno in meno, a Castel Biscardo 4, 2 in meno, a Parrano sono 4, uno in meno, a Porano rimangono 2, a San Venanzo sono 7, 4 in meno di ieri. Per quanto riguarda Orvieto, ve lo faccio vedere più nel particolare, eccoci qui, sono 75 gli attualmente positivi, 5 in meno di ieri. 9 sono i guariti, sono 74 in isolamento contumaciale, 3 in meno, i ricoverati, è rimasto un solo ricoverato, 2 in meno, e 2 sono in terapia intensiva, quindi 1 in meno. Questa è la situazione veloce dei numeri per quanto riguarda la giornata odierna, o meglio la giornata di ieri, ma come vi dicevo si sta allargando di molto il dibattito per quanto riguarda le prossime festività natalizie. Intanto all'interno del governo la situazione è piuttosto fluida fra chi vorrebbe un po' di allargamento dei cordoni di controllo e chi invece per la linea dura fra questi ministri Boccia e Speranza. Ma comunque, mentre in Italia si dibatte, c'è di certo che le stazioni sciistiche almeno dovrebbero rimanere chiuse come gli alberghi in montagna, il Premier Conte, dicevo, vorrebbe allargare un po' le maglie. Ebbene, mentre in Italia ancora si discute, intanto l'Austria ha deciso. Cosa ha deciso? Che il 24 parte la stagione, fra virgolette, turistica, le settimane bianche, ma solo per i residenti, gli alberghi rimarranno chiusi. Ci sarà l'obbligo di mascherina su tutti i mezzi che portano gli sciatori verso le piste di sci, non saranno permessi gli sport al chiuso, quindi sì a tutti gli sport all'aperto, non agli sport al chiuso, sport invernali naturalmente. Per frenare l'arrivo di turisti stranieri non basterà più il tampone negativo nelle 72 ore precedenti, ma ci sarà l'obbligo di quarantena anche appunto se con tampone negativo. E anche l'Unione Europea ha pubblicato le sue linee guida destinate agli stati membri per gestire in sicurezza le vacanze di Natale e Capodanno, e questo per dare una risposta coordinata, così come chiesto da più volte anche dal governo italiano, al Covid-19
ed evitare la terza ondata di coronavirus. Confermato l'invito ad evitare le messe e altri assembramenti, incentivato lo smart working e si chiede un allungamento delle cosiddette vacanze scolastiche cuscinetto. Tra le novità, Bruxelles invita a farsi il vaccino influenzale se si vuole viaggiare. Cosa intendono loro per vacanze scolastiche? Ad esempio, in Austria da lunedì si torna a scuola. Cioè, proprio per evitare contagi all'interno della scuola, che provengono però naturalmente da viaggi, da vacanze, da incontri familiari, allungate le vacanze natalizie di almeno una settimana per far sì che così, se qualcuno ha il virus in incubazione, esca fuori con i sintomi e quindi ci si possa preparare e prevenire piuttosto che curare. Questo è il dibattito nazionale. Dibattito locale: oggi c'è stata una giunta in Umbria e appare ormai certo, ma ancora non abbiamo l'ufficialità, che a partire da domenica molto probabilmente la presidente Tesei deciderà di accorciare i tempi e permettere l'apertura domenicale ma dei negozi alimentari, perché se non diventiamo zona gialla, come zona arancione, tutti gli altri negozi devono rimanere comunque chiusi, compresi i centri commerciali. Quindi, nel caso in cui si diventasse zona gialla, allora a quel punto cambierebbe tutto, ci potrebbe essere l'apertura così come previsto. Per quanto riguarda le scuole, anche in questo caso la Presidente sta monitorando insieme al Comitato Scientifico Umbro e insieme al team epidemiologico se è possibile ampliare l'apertura delle scuole anche alle seconde e terze medie. Anche qui per ora siamo in zona arancione. Se il governo nazionale dovesse decidere di far passare l'Umbria in zona gialla, allora si può tornare a scuola anche per quanto riguarda le superiori, sempre che la regione decida di non emettere decreti più restrittivi. C'è stato nel frattempo un ricorso al TAR da parte di centinaia di famiglie e docenti per il ritorno a scuola in Umbria. Il TAR non ha riconosciuto l'urgenza, lo discuterà nelle prossime ore, ma potrebbe anche succedere che tutto sia inutile, perché la discussione dovrebbe avvenire lunedì 7, perché molto probabilmente già lunedì potremmo avere l'apertura delle scuole medie. E poi c'è tutta la polemica riguardante la stella cometa in Piazza Duomo, riguardante lo show di Capodanno a Terni e riguardante la promozione dell'Umbria su vari canali. Intanto vi faccio vedere una bella cosa. Eccoci, vedete, questa è la stazione Termini. Vedete, c'è Orvieto, c'è la pubblicità di Orvieto, perché da oggi, da ieri fino al 15 dicembre, su questi maxi schermi andrà in onda lo spot di Orvieto, uno spot che invita a regalarsi Orvieto tutto l'anno. La polemica sulla stella cometa, onestamente, personalmente non la capisco. È un'installazione momentanea, come ce ne sono decine e decine in tutta Italia, un'installazione di effetto, bella, impattante, sicuramente impattante, ma tutto è impattante in una piazza bella come Piazza del Duomo, con un monumento e una chiesa bella come il Duomo. E allora bisogna decidere: o non ci facciamo nulla, perché è impattante anche un albero di Natale in quella piazza, tutto è impattante, oppure per periodi molto brevi permettiamo delle installazioni, degli addobbi per ricordare e portare l'atmosfera anche in quella parte della città che, devo dire la verità, molto spesso d'inverno è dimenticata, mentre d'estate è iperutilizzata e spesso a danno delle attività commerciali che insistono su quella piazza, perché nel momento in cui si chiude, si limita l'ingresso nella piazza,
Naturalmente a rimetterci sono coloro che operano con le loro attività commerciali sulla piazza. Dice, d'estate quasi quasi non c'è bisogno di mettere ulteriore carne al fuoco, cioè, arrivano tutti lì, i turisti vengono per vedere il Duomo. Il problema è l'inverno, noi orbetani lo sappiamo, anche noi lo evitiamo molto spesso perché le condizioni meteo, poi una giornata come quella odierna, sono veramente difficili. E allora è lì che bisognerebbe aiutare, soprattutto quando c'è presenza di turisti, quelle attività commerciali. Ci ricordiamo, insomma, nei Natali scorsi, compreso l'anno scorso, anche se con qualche correzione, un albero di Natale che ha avuto, insomma, qualche piccola disgrazia, si è provato a fare qualche cosa, ma con scarso successo. Quest'anno, quella stella cometa dà un'idea diversa, dà un'idea di Natale, pensate a cosa sarebbe potuto essere con i turisti, con i tanti selfie che quelli sì avrebbero girato nel mondo, portando l'immagine comunque del Duomo in giro per il mondo. Spettacolo di Capodanno, show di Capodanno, 650.000 euro per la promozione dell'Umbria quando, come abbiamo visto, non si potrà girare. Questa è l'unica critica che ci sentiamo di fare. Molto probabilmente sarebbe stato meglio conservare queste risorse, parlo dell'Umbria e parlo anche di Orvieto, e spostare più avanti, dalla metà di gennaio, per esempio, o a febbraio, l'intero battage pubblicitario per presentare l'Umbria, magari, come regione virtuosa, come lo è stato in tutta la prima fase fino all'estate. Poi siamo diventati, insomma, quelli brutti, sporchi e cattivi, ma fino a luglio eravamo belli, alti, biondi e con gli occhi azzurri. Purtroppo il Covid è trasversale da questo punto di vista, non guarda il povero, non guarda il ricco, non guarda quello attento, quello disattento, non guarda quello bello, non guarda quello brutto, buono, cattivo. Il Covid colpisce in maniera trasversale, colpisce anche se più o meno si rispettano le regole, e quindi ecco che torniamo all'argomento iniziale, che era appunto la promozione. Se promuoviamo oggi, molto probabilmente quel messaggio poi si perderà nella grande massa di messaggi pubblicitari che sicuramente si scateneranno nel momento in cui arriverà: ok, ce la stiamo facendo, c'è il vaccino, lo stiamo facendo, lo stiamo iniettando, già c'è una riapertura delle frontiere, e allora a quel punto ci sarà l'assalto alla diligenza, l'assalto ai social. Lì magari una pubblicità mirata, pagata bene, ben fatta, avrebbe forse maggior impatto dal punto di vista turistico. D'altronde anche gli operatori economici avevano consigliato di conservare per poi andare a colpire più tardi. Penso a Sanremo, anche quest'anno. Sanremo l'anno scorso, l'Umbria era molto, due anni fa era molto presente, magari anche quest'anno sarebbe potuto essere presente, mettendo insieme tutte queste risorse, portando soldi anche in più, mettendoli lì, magari collaborando con il privato per fare una promozione ad hoc da lì, dalla primavera in poi, calcolando che la Pasqua quest'anno è il 4 aprile, quindi è piuttosto bassa, e da Sanremo alla Pasqua c'è poco spazio e le prenotazioni eventuali vengono fatte, se già non sono state fatte, proprio in quel periodo. Detto ciò, io voglio chiudere, non è una polemica, ma è un invito a essere molto attenti su come vengono spesi i denari, perché non ce ne sono, e quelli che ci sono, che sono tanti, bisogna però spenderli, perché se si sbaglia la puntata e poi non c'è modo di recuperare, o comunque è molto 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 difficile recuperare. E quindi bisogna stare particolarmente attenti. A proposito di vaccini, ci stanno dicendo un po' tutti che partirà tutto da circa metà gennaio.
Per quanto riguarda il DPCM, vi ricordo, si parla ancora di dal 20 dicembre non ci si potrà spostare tra regioni, anche se tutte gialle, 25, 26, 31 e 1 non ci si potrà spostare, sta passando questa linea, fra comuni, quindi ognuno nel proprio comune di residenza. Il coprifuoco dovrebbe essere dalle 22 alle, non più di 5 alle 6, non c'è obbligo di autocertificazione mai all'interno del proprio comune, tranne che dalle 22 alle 6, quindi quella non ci sarà. Si sta cercando di capire se Conte sta premendo su questo per evitare riflessi di tenuta psicologica sulla popolazione, almeno se permettere ad almeno un congiunto con la propria famiglia di raggiungere i genitori anziani soli. E si sta pensando anche di permettere forse chi ha seconde case di raggiungere le seconde case, pur sapendo che poi i ristoranti la sera sarebbero chiusi, perché il 25 e il 26 l'unica apertura apparente potrebbe essere proprio l'apertura dei ristoranti fino alle 18. Ma non vogliamo dare altre indiscrezioni, perché aspettiamo ad horas ciò che potrebbe decidere il governo. In qualsiasi momento naturalmente potrebbe esserci una conferenza stampa, anche perché oggi è il 2, domani il 3 dicembre scade il decreto in vigore, e quindi serve sicuramente un'integrazione, un decreto che ci accompagni fino a dopo le festività. Festività natalizie, è l'ultima notizia questa, ma ci tengo particolarmente perché siamo sempre attenti alla solidarietà. Festività significa solidarietà, allora ci ricorda l'associazione Diamoci una Mano, che continua la spesa sospesa, continua al Todis, al Conad del Fanello, quindi chiede l'associazione di aiutare chi è veramente in difficoltà, perché proprio durante le festività queste difficoltà vengono fuori ancora di più. E allora aiutiamo, basta poco, basta un barattolo, un litro di latte, basta pochissimo. In una spesa complessiva basta un euro di quella spesa, e aiutiamo, perché chi ha bisogno spesso non chiede per dignità, per vergogna, però ha bisogno. Aiutiamo affinché queste feste tornino ad avere quel senso originale. Ricordo che Natale è una festa cristiana, cattolica, la festa della riunione e della compartecipazione familiare. Quest'anno, siccome questa compartecipazione familiare potrebbe non essere come l'abbiamo vissuta in tutti questi anni, compartecipiamo sapendo di far felice un'altra famiglia, almeno in quei giorni. Poi, se possibile, continueremo anche nei giorni successivi. L'appuntamento con noi è alle ore 8:30 domani mattina. Stamattina non siamo andati in onda per alcuni problemi, ma domani mattina alle 8:30, mentre per domani pomeriggio l'appuntamento sarà alle 19:30, perché seguiremo i lavori dell'Assemblea di Confindustria, la parte pubblica, che tra l'altro cercheremo di mandare in onda anche attraverso la nostra pagina Facebook. Vi ringrazio, vi ricordo di seguire la nostra pagina Facebook, il nostro sito internet orbetolife.it e il nostro canale YouTube, perché vi ricordo da venerdì sarà online una nuova puntata di Zoom, questa volta con un'intervista al magnifico rettore dell'Università della Tuscia, professor Ubertini. Quindi vi prego di iscrivervi al canale YouTube, perché troverete tante notizie in più. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata e appuntamento a domani.